Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio decorare questo contenitore, questo portadossier o quello che volete, che ho comprato da IKEA. Sono due pezzi, adesso lo apriamo. Ne decorerò uno dei due, chiaramente. Poi, eventualmente, se la cosa piace, decorerò anche questo in maniera magari diversa. Per questo lavoro utilizzerò l'album di stamperia Azulejos, che è un album veramente veramente bello. Ha delle carte molto molto particolari che ispirano diversi progetti, sono molto molto belle. Abbinato a questo album utilizzerò lo stencil, che ha praticamente queste mattonelline sia quadrate che rettangolari, che andrò a fare con lo stencil sul mio contenitore. E poi utilizzerò colori che richiamano un po' i colori del mio album. Nello specifico abbiamo il tortora, il turchese indiano, il verde pallido, il torroncino e il tortora. Diciamo che utilizzerò questi colori per pitturare il mio contenitore come base. Dopodiché, a parte la carta, se utilizzerò qualche altro abbellimento, lo vedrò man mano che realizzo questo progetto. Come prima cosa andiamo a colorare tutto il mio contenitore con i colori che vi ho detto. Farò una base del colore più scuro, che è questo turchese indiano, e poi sopra andrò a spennellare un po' degli altri colori. Adesso farò questo lato, così vi farò vedere come ho intenzione di procedere e poi lo colorerò tutto. Quindi partiamo con questo. Ecco, in questo modo vedete che praticamente il colore non è più uniforme, ma ho sporcato la mia base turchese con gli altri colori, in modo da dare una colorazione irregolare, in questo modo. Fatto questo, vado a colorare tutto il mio contenitore nello stesso modo. Una volta asciutto, il mio contenitore si presenta con queste tonalità di colore. Vedete che si vedono proprio le pennellate dei colori diversi che ho dato. Adesso procedo con il fare lo stencil intorno a tutto il mio contenitore. Farò uno stencil bianco.
Questo è il lavoro finito, magari vi spiego qualche particolare. Dunque, ho utilizzato, avete visto, a parte gli stencil e la carta, una decorazione in legno, una cornice. Questa decorazione che ho riempito con un pezzettino di carta di un album stamperie con della resina. E poi queste decorazioni che, se volete vedere come si realizzano, nel video in cui io ho ricoperto con la carta scrap un set in cartone di IKEA. Con l'album lavanda e con lo sfondo blu, ho fatto proprio vedere come realizzare queste decorazioni con la soft clay e con gli stampi di stamperia. Qua dietro ho messo una carta, sempre la carta scrap dell'album Azuleios, però ho lasciato questo particolare in modo da poter magari scrivere che cosa contiene il nostro contenitore. E invece da quest'altra parte ho di nuovo ritagliato particolari dell'album e un'altra mattonella della decorazione che vi dicevo prima. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondere più in fretta possibile. Oppure, se vi fa piacere, lasciatemi semplicemente un like o un commento, così saprò se il video vi è piaciuto e magari la prossima volta decorerò anche la seconda parte del contenitore, perché avete visto che nella confezione di IKEA ce n'erano due, uno dentro l'altro. Se non siete ancora iscritti al mio canale, vi fa piacere, vi chiedo di farlo, così mi aiuterete a farlo crescere. A questo punto, direi che anche il lavoro di oggi è terminato e, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!